Colpito dalla proiettile vagante, rimase tetraplegica. È morta Laura Salafia. È morta a 47 anni Laura Salafia, originaria di Sortino, la studentessa della facoltà di lettere che il 1 luglio del 2010 fu resa tetraplegica da un proiettile vagante che la colpì nel tratto cervicale della colonna vertebrale mentre in piazza Dante a Catania, davanti alla sede del suo indirizzo di studio universitario, stava andando a pranzo con dei colleghi dopo aver superato un esame di laurea. La sparatoria è stato condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione Andrea Rizzotti, il cui obiettivo era un pregiudicato che lo aveva poco prima insultato. Dopo l'incidente, Laura Salafia trascorse 16 mesi in terapia in un centro specializzato di Montecatone, vicino Imola, prima di rientrare a Catania in una casa attrezzata appositamente per lei dove viveva. Nel 2011 ha iniziato a collaborare con un noto quotidiano catanese pubblicando periodicamente un suo diario aperto, poi raccolti nel volume Una forza di vita, edito dalla DSE. Il 10 settembre 2016 Laura Salafia ha incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro. Nel 2021 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha insignita del titolo di Cavaliera al Merito della Repubblica. Il 9 giugno scorso ha ricevuto dall'Università di Catania la laurea magistrale honoris causa in filologia moderna.